Ehi Vlad, ciao! Ben ritrovato in una nuova sfida! Allora, oggi ti sfiderò a casa di Lari contro casa di Immagino Vlad. che io dovrò fare la casa Di tua zia. di mia zia? Sì, Oh, ok. della nonna. Ah, ok, va bene. Allora prendo il calcestruzzo grigio e per fare i capelli. Va bene. Va bene. E tu invece farai, se, allora in questo caso farai la casa di? Mia! Ah. Ah, ho capito, sì, ho capito. Ah, ok, quindi devo fare me stesso. Sì, Ah, esatto. ok, Quindi vabbè. buona fortuna. Ah, e Grazie. stavolta per complicare le cose dobbiamo fare anche il busto. Quindi non solo la testa, testa e busto. Senza braccia però, Sì, vero? senza braccio, sennò è troppo Caspita, ma è complicato. difficile già così. Devo guardarmi ogni volta per guardare quanto sono Ma tanto sei grasso. brutto. Stai zitto. Userò il calcestruzzo per farmi i capelli. Non ci interessa. A A me interessa, va bene? noi no. A me interessa. Oddio, Guarda, cos'è una scultura? è una treccia. La È mia una ca... Ah, è treccia. una È una cacca. treccia. Ah, è una Shh, cacca. stai Fa già zitto. la treccia, va Faccio la bene. treccia. Io so che ho la giacchetta un pochino più chiara, però la farò blu scuro. Va bene, ok. Perché va bene, nel caso la cambio, poi pazienza, vedremo. Qui sappiamo che Vlad ha un bottone, poi qui sappiamo che Vlad ha un altro bottone. Vlad ha tanti bottoni. Vlad è un bottone Vlad è un umano. bottone. Ne ha tanti, tanti. Mi piacciono i bottoni, a te piacciono i bottoni? No, Perché no? Infatti non ce li preferisco la hai. cerniera. No, Che schifo. con la cerniera ci metto poco tempo. A fare cosa? E vabbè, ma anche i miei bottoni sono di Vestirmi. quelli magnetici, si chiudono facile. E poi io vedi che giro sempre con la giacca aperta, non mi chiudo mai. Fa Ho caldo, visto. fa caldo. Potrei anche fare la maglietta, tipo, visto che è bianca, sporca di sugo. Cosa? Ecco, ho la maglietta sporca di sugo, perché sai che io di solito... Eh sì, Fa cos'è? vedere. Vedi, il mio Oh. corpo. Sì, vabbè, Niente, qui... questa è la mia treccia e c'ho questa cosa che vedi che ho al centro del Sì, è la busto. tracolla, Sì, insomma, sì, che sì, però sì. è dello stesso materiale della treccia. Quindi è come se tu avessi Decidi di una tracolla. È cambiarlo? come se avessi una tracolla dei tuoi stessi capelli, Lari. Quindi fai un Allora po' tu. cambio. Ecco, sì, Grazie è mille decisa. del consiglio. Prego, almeno io sono utile a darti consigli. Vedi che è già Sì, un'altra cosa. decisamente. Allora uso anche per quello centrale un altro Allora, qui colore. basta fare gli scemi, togliamo le macchie di sugo, alziamo. Vabbè, dai, che non è così difficile come mi aspettavo. Pensavo che quando mi hai detto il busto, ho detto oh, è un po' più difficile da realizzare. E invece no, è abbastanza facile, perché comunque io il busto l'ho finito. Come di già? E cosa ci serve ad altro a me? Io ho questo di busto, voglio dire, maglietta, giacca, bottoni, ed Va ecco. bene. Adesso devo fare un po' di collo e poi ho la testa. Però, Dimmi. sto pensando che magari potrei fare tipo la testa gigante. Sai, non fare una testina piccolina, fare una testa più sproporzionata, perché così si noti di più. Non lo so, non lo so. Va bene. Prima voglio provare, poi vediamo Oh, com'è. non convince sta treccia. Forse la farò in 3D, non lo La so. treccia questa? Sì. Non lo so. Dovrò vedere. Oppure Ora devo fai la iniziare la tracolla in 3D, testa. boh, non lo so, cavoli tuoi. Ok, i miei capelli saranno giganteschi. Fa vedere, oh mio Dio. Sì. Ma è una mega parrucca? Praticamente. Wow, buona fortuna, veramente. Da te è più Grazie. complesso, io ho gli occhialini, ciao. Infatti, è super complessa. Facile. Ma sbaglio, la tua testa è più piccola della mia? Impossibile. Non lo so. Ma perché c'ho i capelli? Sei capelli per quello. Vabbè, magari si vede che abbiamo fatto dei calcoli diversi. Non lo so, io ancora non sono sicuro perché, caspiterina, qui c'è uno spazio tra gli occhi enorme, ci sta una casa qua dentro, guarda. Mi faccio anche la linguetta. Carina! Oddio, è un po', sembra sorpresa. È un po' sorpresa. Ma cosa ha Sei sorpresa visto? di Cosa vedere. c'è lì? Ha visto te, sei spaventata. Oddio, Anzi, allora mi sono se me ne spaventata. vado dovrebbe... Eh no, è sempre sorpresa. Ma perché è rimasta traumatizzata? Adesso, dai, su, non Sì, esageriamo. Non lasciami fare i esageriamo. capelli. Non mi disturbare, Non che poi mi vengono esageriamo. i ciuffi strani. Ma già ti verranno Probabile, è sicuramente. colpa tua. No, non è vero. Non iniziamo già a dare colpe ad altri, Boh, eh? sì, No, invece. no. Oh mio Dio, sta uscendo bene. Attenzione, guarda Fai un po'. vedere? Oddio! Beh, dai, non è male. È vero, Gli no, ci occhiali sta, sono mi piace. giganti.
giganti, però sta uscendo. E vabbè, ma sono giganti anche gli occhi, quindi per forza che devono essere così, giusto? Sì, sì, però dico sono lunghissimi, cioè guarda. Mi piace. Queste... Sì, anche a me. Bravo. Bene. Ah, te vedo che la trecina l'hai aggiustata, hai fatto una mega sì, colonna. Sì, 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 assolutamente. Vabbè, dai, che forse è meglio così. No, questo sorrisino è un pochino inquietante. Sembrano dei baffi. No, è un po' inquietante. Sono dei baffi. Oddio, è bruttissimo. No, ma è troppo inquietante. Aspetta, no. Vieni da dietro. Aspetta, aspetta, arrivo da dietro. Cos'è? Guarda. Oh mio Dio, no, è terribile. No. Così sembra sdentato invece. Ha perso un po' di denti. Porca miseria, come posso fargli una bocca? I miei capelli sono troppi, non ce la faccio più. Dovresti andare a tagliarteli sti capelli. Effettivamente hai ragione. Ma cos'è sta roba? Un muro di capelli. Quanta... Un muro di capelli, esatto. Ma... È super gigante. No, aspetta un attimo, hai una testa più grande. Cioè, hai... Ho troppi capelli. È stranissimo. Devo andare dal parrucchiere. È veramente strano. Non voglio essere nei tuoi panni, anche perché per me è molto semplice. Basta lo so, hai i capelli corti, quindi è super semplice. E poi io sono ordinato, io me li pettino. Ma anche capelli... me li pettino. No. Sì, invece. No. Tu ce li hai tutti sparsi in giro. Caspita, pieno. Che casino. Ah, per una volta finirò io prima. Probabilmente. Poi io sto cercando di guardarmi la faccia. E non ci riesci. Non ci riesco perché ho anche delle cuffie ai lati, noto. Ah, però sì, 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 sì. Non capisco bene la posizione. Le tue amate cuffie. Sì, 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 che non me le tolgo mai. Mai, 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 mai. Però allora a sto punto devo alzare questo ancora un pochino di più. Perché questo è come se fosse un cappuccio. Abbasso ancora questa colonnina di calcestruzzo grigio e ho finito. Caspita, io no, ancora no. Wow, Lari, sono dei risultati fighissimi da entrambe le parti. Ma va, sì, grazie. Sì, sì, sì. Vabbè, aspetta che arrivo anch'io. Te ne hai fino a domani, Wow, che bello il tuo. Sì. È troppo fighissimo. Figo, ora sarà un disastro gli interni perché beh sì, quello è vero, so devi che fare tipo, una scala interna oltre a quello, qua dentro non posso metterci nulla, dovrò fare tutto dentro la testa sì, e sì, la sì, testa c'è questa cosa inquietante che e vabbè vedremo come questa ma... è la tv quale? La bocca? Sì, geniale, vedi? Geniale, grazie dell'idea, prego, prego. Allora, io ho finito l'esterno. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta. È un bel casino, madonna. È vero, è un insieme di blocchi senza senso. Hai fatto pure l'affare tra dietro. Sì, sì, wow. Sì, sì, sì. Ok. Ora devo capire dove farò la porta, però. Buona fortuna, io l'ho fatto dal lato, però tipo ho una cosa che sembra più un il condominio di Vlad che una casa, perché qui entri ed è tutto stretto, quindi devi farti tutti questi piani di scale per arrivare alla testa. E solo qui posso fare qualcosa. Anch'io devo fare nella testa qualcosa. Devo qua capire. Dentro non puoi fare nulla. È molto molto interessante, devo capire come farlo per bene. Lo spazio è veramente poco. Sì, esatto. Bene, ora che abbiamo finito non ci resta che fare il tour delle due case. Iniziamo dalla mia? Va bene. Allora, come vedi ho fatto il giardino come hai fatto anche esatto. Te. Si entra da qui nel mio giardino con due panchine, un laghetto ed è pieno di alberi e erba e fiori non mancano mai. Tanti Poi, fiori. Da qui ritorniamo. Qui si entra nella casa, benvenuto. Allora, qui c'è la zona, diciamo, di attesa barra soggiorno, sì, sì, ok? Sì. Con le due sedie, due poltroncine, anzi. Qui abbiamo quadri, libreria, ceste, poi qui si va al piano di sopra. Oh, devi fare un piccolo saltino e si arriva nella cucina. Ah, ma no, ma che figo, tu per ogni piano hai messo una cosa. Sì, sì, no, sì, sì. No, sì, ma è sì, molto sì. Più figo del poi, mio poi, se vieni qua sopra invece, abbiamo la camera da letto. Sempre a tema arancione, perché ovviamente è il mio colore, il colore della mia giacca. Ma quindi non sei arrivata alla testa di altezza, è no? Questa la testa. Ah, sì? Sì, è questa. No. Ah, c'è il trampolino. Perché? Così scemo che non ci ho pensato. Non so, boh, a me è venuta spontanea questa no, idea. Ma è geniale, è fighissimo. Grazie, grazie. Ora dai, sono curiosa anche della tua. Dai. Va bene, allora, la mia
entri. Allora, sì, c'è il giardinetto esattamente come da te, con un laghettino, con dei fiorellini, sì, insomma, molto, molto carino, semplice, esatto. Sì, bello. Poi all'interno c'è questa sala d'attesa in cui qui ci sta il custode. Ah, ho capito. Sai, c'è il custode che sta a guardare la TV, esatto. Ci sta, bello. Bene. Poi ci sono tutti questi bei piani di scale da fare. Che fatica. E poi c'è questa zona qui dove questo è l'angolino cucina. Bello. Qui c'è la TV con il divano. Bello, mi piace. Sì, non purtroppo è un non open space. Ma non potevo fare quello che hai fatto anche te, perché guarda che era spazio minuscolo che c'è qua. No, ma c'hai ragione, hai fatto bene. Vabbè, c'è la scalina che porta su e su c'è la zona letto e il tavolo, perché sotto non c'era spazio per mangiare. Capito, quindi c'è un tavolo qui. Per pranzare si viene qui sopra. Sì, esatto, devi portare i piatti. Un po' uno sbatti, ma oh. Ci si deve abituare, esatto. No? Esatto. No, bene, no, ma la tua mi piace un po'. Mi piace. Devo dire che i miei capelli sono stata parte una più sfida difficile. Bella sì, grossa. Esatto, una sfida assurda. Però devo dire che mi piace perché c'è questo effetto 3D, no? Sì, sì, sì. A parte qui che c'è una ciocca gigantesca di capelli. Cioè, questa è enorme. Lo so, è gigante. Devo andare a tagliarmi i capelli. Esatto, dovresti. Va bene, Lari. Allora noi ci vediamo alla prossima sfida. Sì, ciao! Ciao, ciao, Vlad!